Salve a tutti, bentornati su Polvere Fumetti e bentornati a un nuovo video dove parliamo di fumetti molto 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 interessanti. Il nome di Garth Ennis è uno di quelli di quelli che insomma mette sempre un po' quasi crea sempre un po' in discussione, perché c'è chi lo ama le sue esagerazioni, le sue profonde critiche, e altri che invece proprio per l'abuso spesso e volentieri di queste tematiche sono arrivati letteralmente ad odiarlo. Io l'ho sempre apprezzato molto a pillole. Per esempio, The Boys non mi ha fatto strappare i capelli, di Preacher io me ne sono innamorato, però per esempio Crossed, per fare un esempio, a parte il primo esperimento, il primo volume, non è che mi abbia fatto totalmente strappare i capelli. Per cui quando Saldapress annunciò l'uscita di questa serie, ovvero Discesa all'Inferno, scritta proprio da Garth Ennis, ero rimasto un po' freddino, non ero totalmente convinto. Poi ne ho sentito parlare strabene, in particolare dal buon Dili, e visto che adesso Saldapress ha ripubblicato quelli che un tempo erano due volumi divisi in un formato omnibus che fondamentalmente li raccoglie entrambi, raccoglie questi due albi, questi due volumi cartonati in un unico volumone, tra l'altro anche a un prezzo tutto sommato conveniente rispetto proprio all'edizione in due cartonati, che vi ricordo ho comprato alla Super Ghoul di Pavia, quindi se siete delle mie parti, queste umide e nebbiose parti, soprattutto oggi, fateci un salto per recuperarlo, soprattutto perché veramente a lettura finita sono rimasto quasi scioccato, devo dire. Mi sono messo a leggerlo la sera prima di andare a dormire, ho detto dai me lo leggo, era verso l'una, ho detto me lo leggo, tanto magari al massimo in un'oretta lo faccio fuori e poi vado a dormire. Ho finito che erano le 3:15 e avevo addosso un'angoscia talmente mostruosa da non riuscire a dormire. Veramente mi ha fatto un effetto stranissimo, una roba che devo dire non mi capitava da veramente tanto tanto tempo. Questo titolo fa parte della collana Aftershock, quindi sono tutti quei titoli che vengono pubblicati proprio dall'Aftershock, fatti da autori. Se non sbaglio, Ennis non è nemmeno il primo titolo che proprio firma per l'Aftershock. Mi pare che avesse pubblicato anche Dreaming Eagles e forse anche Jimmy's Bastard, se non sbaglio. Qua accoppiato, qua insieme al croato Goran Suzuka. Ma di che cosa si parla? Come recita il titolo, questa è una vera e propria discesa all'inferno. I due protagonisti sono questi due agenti federali, un po' i Mulder e Scully, per dire, di questa serie, entrambi, ognuno con una personalità ben definita, con il proprio passato, con una propria esperienza appunto alle spalle, che vengono incaricati appunto dall'agenzia governativa per cui lavorano di andare a seguire questo caso in questo capannone, dove sembrano succedere delle strane cose. I loro colleghi che erano stati inizialmente assegnati a questa missione sono spariti all'interno appunto di questo capannone, e la squadra speciale che vi è entrata e vi è subito uscita fondamentalmente ha finito per spararsi l'uno in faccia all'altro, cioè sono ammazzati tutti quanti nel furgone dopo aver affrontato qualcosa di a loro detta indicibile proprio all'interno di questo capannone. E questi due appunto, letteralmente come fece Dante letteralmente nella Divina Commedia, fanno questa vera e propria discesa all'inferno. È qualcosa che non si riesce mai a capire dove si stia andando a parare, non si riesce mai a capire se tutto quello che succede sia reale, sia frutto di un'illusione, sia frutto di forze sovrannaturali. È una cosa che mi ha angosciato veramente veramente tanto, proprio questa sensazione letteralmente di, proprio come i protagonisti, di non sapere dove stai andando, di brancolare nel buio. Questa vicenda poi si intreccia a un caso di pedofilia a cui i due avevano lavorato tempo prima, e quindi si vede proprio questo alternarsi di presente e passato in queste storie, ma la tensione non viene mai mai a meno. Nessuna delle due storie, nessuna di queste due linee temporali si ha mai l'impressione di perdersi, perché c'è tutta una continua ripetizione, un continuo giocare su colpi di scena, cliffhanger, scene che sono rare ma abbastanza d'impatto, stomachevoli, scene che possono creare anche un po' di fastidio, soprattutto per le persone più sensibili. Però l'ho trovato a un certo punto, quando l'ho finito di leggere, mi sono detto, io ho appena letto un fumetto che è come se fosse stato concepito da David Lynch e Lars von Trier, cioè questi due si sono messi insieme, hanno sbevazzato, sono un po' intossicati e si sono messi a scrivere insieme questo film. Il fatto che
la gestione iniziale di questa serie, la pubblicazione iniziale di questo volume, in particolare qua in Italia, fosse stata concepita come due volumi, secondo me è molto congeniale, perché ci sono proprio due tempi ben netti, ben divisi, appunto, questo compendio di cattiveria e di malvagità genuinamente umane. È questa la cosa che mi ha triggerato di più, il fatto che tutto ciò che succede, che avviene all'interno di questa serie, non siano cose la mia impressione iniziale era un racconto stile Lovecraft, no? Un racconto basato molto sul sovrannaturale. Invece tutto ciò che quello che succede è un gigantesco, ripeto, compendio di realtà, di cattiveria umana, le azioni più piccole, le azioni più insignificanti mosse dalla pura malvagità umana. C'è una profondissima critica alla società americana, in particolare alle elezioni, al razzismo, a quelli che sono i pregiudizi che tutti noi abbiamo su qualsiasi persona, dalle altre persone, dalle persone che non siamo noi, alle minoranze, una profondissima critica nei confronti della religione. C'è questo momento in cui viene fatto fare una riflessione a un ex nazista su cosa sia una chiesa, proprio la struttura, e questo tira fuori questa poetica quanto vera, quanto grottesca visione proprio dello stato della chiesa, insomma, o del fatto che fondamentalmente la gente entri in questi edifici e si metta davanti a un pezzo di legno con attaccato un cadavere. È sempre molto molto critica, sempre molto molto cinica la visione, la critica che Garth Ennis dà proprio alla religione. Parlando proprio della critica profonda alla religione, vengono presi proprio tutti i dogmi, tutte le credenze, la fede in generale viene letteralmente ribaltata, esattamente come i più profani ribalterebbero un crocifisso. Tutto sembra dannatamente coerente sotto un certo punto di vista, viene letteralmente ribaltata ogni tipo di concezione, ogni tipo di convinzione religiosa. Un'altra cosa è il fatto che ogni tipo di barlume di speranza in questo, ripeto, campionario di cattiveria e malvagità viene soffocato. È come se ci fosse questa enorme melma nera che continua a soffocare, ripeto, ogni più piccolo atto di felicità, di bontà, di speranza nei confronti della razza umana, ripeto, viene completamente annichilito e soffocato. E questa è una cosa che angoscia molto. Ecco, è un fumetto che io non vi consiglierei di leggere a fine giornata, soprattutto se avete avuto una giornata un po' pessima. Se avete già poca fiducia nel genere umano, probabilmente il livello si abbasserà ancora di più dopo aver letto Discesa all'inferno, perché, ripeto, è profondamente vero, profondamente critico, scritto in maniera, ripeto, magistrale, disegnato da, in qualche modo trovo molto simile, proprio per lo stile di disegno, ad altri autori che hanno lavorato proprio con Garth Ennis, prima di tutti Derek Robertson, in questo modo di ritrarre i personaggi così vero, così tangibile, che mi ha colpito veramente veramente molto. Anche a livello proprio grafico, i colpi di scena sono ben giocati, e poi questa sensazione di oscurità, questa sensazione di veramente non sapere da che parte stai finendo, dove stai andando, dove finirà la storia, quale delirio ti aspetta una volta girato l'angolo, è veramente eccezionale. I dubbi, le incertezze, tutto ciò che ti viene insinuato nell'orecchio dall'autore e dalla storia si riflette anche dal punto di vista grafico, quindi veramente avevo un discreto un interesse, ecco, nei confronti di questo titolo, e una volta che l'ho letto mi sono trovato davanti veramente a qualcosa di veramente splendido. Mi ha comunicato proprio questa angoscia, questo stato di insicurezza. Una cosa del genere non mi capitava da veramente tanto tanto tempo, e mi auguro che, non che faccia lo stesso anche con voi, ma che di avermi un minimo intrigato a leggere appunto questo fumetto. Vi ripeto, se siete un po' sensibili, forse lasciatelo perdere, soprattutto se siete molto sensibili a certi argomenti religiosi. Mi raccomando, fatemi sapere invece se l'avete già letto cosa ne pensate, trovate il link qua sotto in descrizione per poterlo recuperare su Amazon, altrimenti se siete delle mie parti di Pavia o bazzicate da queste parti, lo trovate alla Super Ghoul di Pavia, come sempre il link è qua sotto in descrizione, insieme anche ai miei Facebook e Instagram, in particolare, come sempre sono quelli che uso di più. Io vi saluto, noi penso che ci vedremo venerdì, perché ho già pronto il, non lo dico neanche più, ci vediamo alla prossima, ciao belli.